Allora, mi sento il re del mondo qui. Oggi ci troviamo qui, in questo video, perché tutti conosciamo Carlo Cracco, no? Il suo ristorante, abbiamo visto youtuber che vanno a provare la sua cucina, il ristorante una stella Michelin, ha fatto super scalpore la sua pizza, ma i prodotti di pasticceria, gli sfogliati di Caffè Cracco, come sono? Perciò eccomi qui, ragazzi, io, amante degli sfogliati, della pasticceria, dei dolci. Oggi si va a provare la pasticceria di Carlo Cracco, la Vinoiserie. Il piano di battaglia non so quale potrebbe essere perché sono da solo. Dalle foto su Google e Instagram ho visto che c'è veramente un bel po' di robetta interessante. Troppa per una sola persona, ma non per me. Non per me. Dopo questo video probabilmente non avrò più una dignità. Perciò, ragazzi, andiamo a verificare se gli sfogliati di Cracco sono buoni oppure no. Quindi, e soprattutto quanto spenderemo, perché sono molto curioso anche di questo. Ed eccoci qua, di fronte alla galleria Vittorio Emanuele. Ha sempre il suo fascino. Qui in galleria la fama per le colazioni, c'è la pasticceria, c'è la Marchesi, che si trova tra l'altro esattamente di fronte a Cracco. Vediamo un po' se verrà spodestata, almeno per quanto mi riguarda. Ok, va bene, tutta la caffetteria, un caffè 4 euro. Ci sta, dai, siamo in galleria. Colazione italiana, vinoiserie scelta, pane tostato, burro e marmellata, spremuto di arancia, pompelmo, caffetteria calda. 25 euro, questo è tanta roba. Oh, mangi un botto, 25 euro ci sta. Poi qui c'è un bel croissant salato di culatello, che non so se utilizzano il culatello di Zibello di Massimo Spigaroli, però ci sta. È probabile come cosa. 16 euro, interessante. Però noi siamo qui per lei, pasticceria da banco. Vinoiserie dai 4 ai 2,80 euro, quindi super onesto. Vediamo un po' cosa hanno dentro. Spettacolo puro, ho l'imbarazzo della scelta, c'è veramente troppa roba. Vabbè, a parte la pasticceria con quei tortini, che c'è quel tiramisù che mi stava per far mettere a piangere a quanto era bello. Anche quella meringa, mamma mia, bellissima. Poi tutta la vinoiserie. Una montagna di sfogliati da danesi, croissant con la crema, croissant a nocciola, il pistacchio, cioccolata, pan suisse, pan au chocolat. Pan au chocolat sono finiti, tra l'altro, peccato. Vabbè, non l'avrei preso. Devo capire bene. Ne prendo 4. C'è un volpino molto carino lì. Adesso gli mangio anche lui. Era critica la situazione, non potevo fare altrimenti. Mi sarebbe piaciuto provare anche più cose, sono sincero. Sforare le 4 mi sembra vergognoso quasi. No, non ho mai preso 4 pasti in un colpo solo, in un solo posto. Grazie mille. Sono così tante che il cameriere non riusciva a portarle tutte insieme. Dai, ora mi guarda, vabbè. Faccio la figura del lottatore di sumo a colazione. Sì, le vecchiettine flexono le pellicce in galleria e io flexo le paste da Cracco. Problemi? Questa qui è la classica colazione, questa invece è quella di Francesco Zini. Oggi mi spacco in palestra di cardio, promesso. Passato l'ultimo tipo quarto d'ora. Oddio, e te che fai qui? Inception. Ho passato tipo l'ultimo quarto d'ora a fargli video, foto. Ne ho mirati abbastanza, è arrivato il momento di distruggerli. E partiamo con il croissant. Scusami, una curiosità, croissant perché ha un solo corno? Cioè, si è fatto così? Abbiamo deciso di dare una forma un pochino diversa, okay, per diversificarci, anche per rendere un pochino più unico. Esatto. Perfetto, grazie mille. Ok, interessante. Mi chiedevo perché il croissant avesse il cornetto, avesse un solo corno effettivamente, e è semplicemente per rendersi più unici. Interessante come scelta, perché poi effettivamente è grosso come un croissant normale, cioè tutto il volume è in questo corno praticamente. Se ce l'avesse un altro sarebbe veramente enorme come roba. Quindi non venite a dire per risparmiare, per farti mangiare meno. No, ragazzi, è una bestiola. Sembra bello solido, croccante. Ovviamente andiamo al taglio. Potrei chiedere un coltello? Sì, ovvio, me lo porterebbero senza alcun problema. Ma ragazzi, non posso non utilizzare il mio coltellino autoportatile. Unico ed inimitabile. Veniamo a noi. Bello solido, veramente. Già il taglio è veramente tanta, tanta roba. E uno, e due, e tre. Carino, semplice, onesto direi, umile. Madonna, è arrivata una vampa di burro che è allucinante. Non è neanche soffice, perché se provo a, diciamo, strizzarlo non succede niente, cioè lo spaccherei tutto. Quindi è molto friabile. Bello questo ricciolino comunque. Tanta tanta roba, si vede ogni singolo strato di sfoglia. Perciò, ragazzi, qui da Caffè Cracco in galleria, buon appetito a tutti. Interessante perché la crosta esterna non è
croccante, è letteralmente solida, cioè quando lo mordi non è che fa un crunch bello deciso, è più una consistenza molto friabile, non saprei come spiegarla. Ritorna un po' quel concetto di flaky, che quando lo mordi partono appunto tutti i pezzettini. Sento un sapore di burro bello deciso, quell'esterno c'è un po' una glassettina di zucchero che gli dà una bella botta di dolce insieme al burro. Scusatemi, ma croissant tocciato nel cappuccino in galleria a Milano lo devo fare. Tassativo proprio. Croissant ci sta, non è il migliore che abbia mai assaggiato, anche perché c'ha questo retrogusto un po' non amarognolo, però non ti lascia proprio dolce in bocca, che a me non fa impazzire. Mettiamo un secondino da parte il croissant e direi di passare con lei il pan suisse, con dentro gianduia e arancia. Questo invita veramente un botto, bello glassato all'esterno, bello compatto, stratificato, e mi incuriosisce questa combinazione di gianduia e arancia. Wow, croccantino all'esterno, questa crosticina appunto glassata, ma all'interno c'è la marmellata di arancia, perché è marmellata, qui si può dire finalmente marmellata perché è un agrume. Se non c'è niente a fare l'arancia ti lascia poi il sentore di candito, che ti rimanda appunto il cannolo siciliano, oppure anche il panettone, quindi Natale o la colomba pasquale, quindi tutti i bei ricordi in sostanza. Dai, questa veneziana da mezzo chilo la lascio alla fine, perché da amante la crema si conclude in bellezza sicuramente con questa. Passiamo con questo nodo alle mele, tocciatina nel cappuccino, ma perché no, dai. Scusami, ti posso chiedere un sacchettino di carta per... Sì, grazie. Ma due sacchettini, penso, perché mangio comunque. Guarda loro lassù, da marchesi, nel casino, nella folla. Invece qui da Cracco, bello chill, con un botto di roba. Non mi sei mai aspettato che da Cracco Caffè ci fossero i prodotti sfogliati. Non ci ho mai pensato, non ho mai collegato. Sta essendo veramente una bella scoperta. Veniamo a noi, lei. Guardate qua che struttura, bella articolata. Qui davvero ci si potrebbe prendere ispirazione per una bella architettura, eh? Un bel museo della pasticceria. Facciamo quel che deve essere fatto e portiamo a termine questa missione. Per adesso il pan suisse, tanta roba, ovviamente sacchettino da portare via. Ragazzi, schiaffiamocelo in bocca. Che dire, follettini e follettine. Stiamo godendo. Cioè, allora, mi sono mangiato il croissant cubico della farmacia del cambio, ok? E lì, quando mi chiedono ma com'è questo croissant cubico, io gli rispondo, vabbè, alla fine è un croissant normale, quindi il sapore è quello. Però la cosa che lo caratterizza è appunto l'esperienza di quando lo mordi, che senti una pasta, un cibo con degli spigoli in bocca, che è particolare, non è inusuale. Qui lo stesso, con questo nodo senti letteralmente tutti la pasta intrigata quando la mordi in bocca, che è stranissimo e bellissimo allo stesso tempo. Il ripieno, non me l'aspettavo questo ripieno. Non vorrei sbagliarmi, albicocca, tanta roba. La mela purtroppo non si sente molto, avrei preferito la mela al posto della albicocca, però è interessante, non me l'aspettavo, e quando succede qualcosa che non mi aspetto sono felice. Fino adesso senza dubbio questo qui il migliore. Ragazzi, se non ci sono io che vengo in questi posti e mi sfondo di cibo, voi come fate a capire qual è il prodotto migliore che vale la pena provare? Lo faccio per voi, cioè io mi immolo per voi, per non farvi avere l'imbarazzo della scelta quando venite in questi posti. Apprezzatelo. E adesso veniamo col big boy, o la big mama, come vogliamo. La veneziana alla crema pasticcera. Godiamocela per bene, perché dopo di questa ci sarà la parte brutta, ovvero pagare il conto. Non è uno sfogliato, lievitato, quindi morbidezza e basta. E questo, ragazzi, non mi interessa se siamo in galleria, non mi interessa l'eleganza, la Fashion Week, Milano. Ve lo spacco, per forza. Letteralmente una bomba di crema, bellissimo. Cioccolatino di Cracco. No, la crema. Porca vacca, se è buona. Allora, se devo essere sincero, me l'aspettavo più ripiena, però no, va bene così. Cioè, sarebbe stato esagerato forse. Guarda qua quanto ripieno c'è. Pulsa da quanto ce n'è. Bella, finalmente la crema, è da un botto non la mangiavo nei video. Vamos. Mi dispiace il sistema circolatorio. Porca puttana, scimmia delle carsi baffi questa roba. Non pensavo che sarebbe mai potuto accadere, ma ce l'abbiamo. Un orgasmo culinario da Cracco. Questa crema è incredibile. Bella densa, vanigliosa, non c'è limone, quindi è come piace a me. Con l'impasto di questa veneziana, letteralmente una nuvola.
cioè lo mordi e proprio si sparisce in bocca. Con questa veneziana ha vinto tutto, c'è niente da fare. Incredibile. Se tornerò qui da Cracco a fare colazione, veneziana alla crema, senza dubbio. Il nodo alle mele, tantissima roba, infatti sono combattuto fra quei due, però io mi immagino vieni qui rilassato, ti prendi solo questa, un cappuccino, te la mangi piano piano, ti strappi un po' i pezzettini, li tocci nel cappuccino, che bellezza. E godi, stai a posto. Se avete la possibilità, questa qui è un'esperienza che vi consiglio veramente di fare. Non so quanto costi questa veneziana, però il cappuccino costa 6 euro. Vabbè, ve la prendete e ve la portate a casa. E ve lo fate lì il cappuccino. Adesso vediamo un po' il conto finale. Per 4 paste di vinoiserie, un'acquetta naturale, il servizio e il cappuccino. Sono pronto al peggio. In qualsiasi caso ne sarà valsa la pena. Veramente una bellissima scoperta questa qui di Cracco Caffè. Poi vabbè, tralasciando anche tutta la location, che ti siedi qui, vedi, c'è cioè, la galleria Vittorio Emanuele II, tutta la gente che passa qui a fare colazione, ti senti veramente un personaggio importante. Reaction live. Guardatelo prima voi. Ragazzi, 4 paste, chi è che si prende 4 paste la mattina? Penso di essere stato il cliente più strano della giornata, del mese o dell'anno. Le 4 paste 16 euro, quindi ognuna 4 euro. Prezzo secondo me perfetto perché erano buone. Ah, il servizio non c'è. 4 euro l'acqua e 6 cappuccino, 26 euro. Prendiamo i nostri bambini e il nostro qui l'abbiamo fatto. È praticamente dimezzata la roba che c'è dentro, perciò se volete trovare i prodotti migliori dovete venire abbastanza presto, quindi farei 9, 9 e mezzo e siete sicuri. Facciamo da solo io qui dal centro, proprio della galleria di Tremani II, da Milano. Vi dico che per questo video è tutto. Io vi lancio lì, una sfida, così, al volo. Abbiamo provato la pizza, Cracco Caffè con gli sfogliati, ci manca il ristorante. 5.000 mi piace e si viene a provare il ristorante di Cracco Caffè da Stella Michelin. Perciò ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.